Eccellenza Reverendissima, mi reco a doverosa premura di comunicare a Vostra Eccellenza che il Santo Padre ha nominato Monsignor Giuseppe Satriano, finora Vicario Generale di Cotesta Archidiocesi, nuovo Arcivescovo di Rossano Cariati. La notizia del provvedimento pontificio sarà resa pubblica alle ore 12 di martedì 15 luglio 2014. Fino a quel momento deve rimanere, come noto, subsegreto pontificio. Profitta della circostanza per confermarmi con sensi di distinto ossequio dell'Eccellenza Vostra Reverendissima Deputissimo Adriano Bernardini, Nunzio Apostolico. Don Giuseppe, continueremo a chiamarlo così, nel suo intervento iniziale prima ha detto che canterò in eterno la tua misericordia. Sarà questo il motto episcopale che sceglierà? Sì, credo che mi orienterò su questo perché ha caratterizzato la mia vita e perché mi ha sostenuto nei vari momenti della mia esistenza, nei momenti luminosi, momenti meno luminosi. E sento che la misericordia di Dio è veramente quella mano calda nella quale la nostra vita riposa, per cui in questa mano troviamo forza, sostegno, il senso da dare anche alle varie situazioni, al discernimento delle cose. E io sono Don Giuseppe e Don Giuseppe rimango, quindi non è che l'essere consacrato cambia in me qualcosa, se non accresce il dono dello Spirito, ma come diceva il mio rettore di seminario, lo Spirito Santo consacra ciò che trova e Don Giuseppe c'è, Don Giuseppe rimane. Un ricordo a Don Elio Antelmi. Beh, Don Elio è stata una stella luminosa non solo per me ma per tante persone della nostra diocesi, un uomo mite, semplice, che ha saputo veramente infervorare i cuori attraverso l'esercizio discreto del sacramento della confessione e dell'accompagnamento spirituale. È una di quelle persone che spero la diocesi non dimentichi mai, perché è un modello, è uno sprone per tanti a imitarlo su questa strada, perché veramente l'accompagnamento spirituale e il sacramento della confessione sono quegli spazi vitali in cui si costruisce una comunità. Che impegno le sta aspettando lì a Rossano? Beh, questo devo prenderne atto piano piano, ancora i primi contatti con l'amministratore e poi piano piano incomincerò a conoscere. Non ho fretta, non voglio avere fretta, un po' perché sento che le cose devono essere sedimentate nella quotidianità, quindi non ho progetti miei perché li devo costruire insieme alla chiesa locale che mi attende. Sono solo felice, ecco, di andare in questa porzione di chiesa che è parte di quella sposa che Cristo ha amato dando tutto se stesso, per cui mi chiede di dare tutta la mia vita per custodirla a nome suo e per lui. Perché ha scelto proprio oggi per l'annuncio? Beh, intanto non c'erano, credo, altre possibilità significative. Come parroco della chiesa matrice di Mesagne mi trovo avviluppato dai festeggiamenti della Madonna del Carmine, a cui sono molto devoto anche personalmente, per cui la vigilia della Madonna mi sembrava bella, poi cadeva in questa memoria di San Bonaventura, che è un santo molto bello del mondo francescano e anche del panorama della nostra Chiesa. E come dicevo in quella lettura, ecco, ho sentito augurale il nome di Bonaventura, no? E quindi spero veramente che la mia avventura nella chiesa calabra di Rossano Cariati, che saluto, sia una buona avventura.